Benvenuti ragazzi a questa nuova Let's Play. Io sono DeffDL e boh, scopriamo che gioco voglio fare. Scopritelo, che gioco voglio fare. Afferra il telecomando Wii all'estremità. Wow, è un bellissimo gioco. È, anzi, il mio gioco preferito in assoluto, perché è veramente è fantastico questo gioco. Io lo adoro dall'inizio alla fine. Comunque, HAL Laboratories in collaborazione con Nintendo. Wow. Quattro personaggi Nintendo abbastanza conosciuti. Kirby's Adventure Wii. Il mio gioco preferito in assoluto, diciamolo. Lo dico perché è veramente fantastico. Questo gioco mi piace parecchio. Vi dico, la prima volta che ci ho giocato ero tutto figata, 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 così. Veramente, è bellissimo, è divertente e tutto. Allora, purtroppo adesso dovrò. Wow. No, saltiamo, questo è il filmato iniziale. Purtroppo adesso non vi posso. Adesso dovrò. Sì, vabbè. Adesso sto oscurando. Adesso nell'editing avrò oscurato questo pezzo. Perché purtroppo i file di salvataggio, i tre file, sono tre file. Contengono spoiler. Uno spoiler contengono. Principalmente. Allora. File 1. Sì. Cancelliamolo, va. Cancella file. O li oscurerò o comunque metterò un po' di cose. Cancella. Cancella, cancella. Sì, me lo chiede tre volte, va bene. File cancellato. Oh yeah. E vai. Allora, file 1. Ok, adesso smetto di oscurare. Ok, vedete, menu principale. Giocare insieme. Si può giocare fino a 4 giocatori in questo gioco. Allora, modalità principale. Giochiamo. La modalità principale sarebbe la modalità avventura. Godiamoci questo filmato iniziale. Wow, Kirby con una torta. Dove scappa? Ehi, Meta Knight. Chi osa interrompere la lettura di Meta Knight? Una luce? Oh my god. Cosa sta succedendo? La torta! No! DDD, hai distrutto la torta! Ma perché? Wow. Qualcuno da andare a aiutare, vedo. Cosa? Sì, le navi si schiantano, navi dimensionali si schiantano al suolo nel proprio pianeta e noi ci entriamo senza pudore proprio. Wow. Aia. Non lo commento perché si commenta da solo sto filmato. È divertente perché si capisce tutto anche senza i dialoghi. Comunque. Non l'ho detto, ma farò il 100% ovviamente. Wow. Che cosa sono? Vabbè. Tre pezzi. Boh, non si sa che cosa sia. Kirby parte all'avventura. Wii. Kirby's Adventure Wii. Yes. E ci buttano subito nel gameplay. Yeah.
Allora, pianeta Pop, questa è l'astrobarca lore, per adesso non ci andiamo. Bosco Biscotto, entriamo. Allora, 100%, cosa si intende per 100%? C'è una cosa, no, due cose da fare per il 100%. Allora, uno è finire, le vedrete adesso, comunque. Allora, vedete che è diviso ai livelli. Farò più o meno un livello per parte. Se viene proprio corto, corto come livello, ne faccio due. E basta. E per mettere ordine, basta. Perché so come copiare i file anche se non c'è l'opzione copia file nel menu. Qua non c'è. Quando vuoi, fino a 4 giocatori. Premi un pulsante di un telecomando Wiiper sincronizzato per entrare al volo. Nota, ti costerà un Kirby. Tieni premuto meno per uscire al volo. Entra in un istante e esci in un lampo. Puoi sincronizzare i telecomandi Wii dal menu di pausa. 2, chiudi. E vai. Wow, primo livello. Ci buttano già subito in un livello. Allora, per chi non conosce i giochi di Kirby, tranne il primo gioco, effettivamente. No, non è l'unico il primo gioco che è così. Ce n'è anche un altro, mi sembra. Non ho giocato a tanti giochi di Kirby. Ho giocato a questo. Il primo ci ho giocato. Wow, prima cosa da fare. Allora, quel nemico che ha assorbito adesso si può ingoiare e ci dà un'abilità. Allora, per ogni abilità io ho preparato una scheda per ogni abilità. Abilità spada. Intanto, vediamo la scheda. Vedete che è abbastanza veloce. No? In difensivo non più di tanto, diciamo, non è tanto difensiva come... quella era un'altra abilità, fa niente. Non mi ricordo esattamente i voti che gli ho dato, io li sto ristimando adesso. Velocità, in difensiva non più di tanto, e poi cosa che avevo messo? La potenza anche non è altissima, è molto veloce, quello sì. Ciao, buttiamo via stuzzi. E mangiamo quest'altro. Ed è un'altra abilità! Yeah! Due abilità! Ce le buttano dietro le abilità in questo gioco. Sono veramente tantissime le abilità in questo gioco. Abilità lama. Allora, abilità lama. Vedete che ha un raggio d'azione enorme. Ha un raggio d'azione veramente illimitato. Qua, cioè, illimitato, non è vero che è illimitato. Ha un grosso raggio d'azione. È abbastanza veloce come abilità, specialmente se adesso becco un nemico nel corpo a corpo. Se becco un nemico, qua correndo si possono superare sti baratri. Ok, vedete, nel corpo a corpo, adesso ho fatto il colpo sbagliato, vabbè. Nel corpo a corpo comunque fa una specie di combo e... cioè fa una combo che è abbastanza veloce. In potenza anche. Adesso vedete che questa è la punta. Ok. In potenza anche. E velocità e difensiva. Anche questa non è molto difensiva. Ci saranno delle abilità difensive. Ma non adesso. Wow. Comunque con i nemici standard si chiamano Waddle Dee. Wow. Prendiamo sta stella. Wow. E vai. Entriamo qua. I livelli sono strutturati a livelli a warp zoom. E se si muore si riparte dall'ultima porta attraversata. Altra abilità fuoco. Yeah. Allora, abilità fuoco molto lenta, abbastanza lenta come abilità, in effetti. Devastante in potenza e estremamente difensiva per un motivo che adesso vedrete. Questo motivo. Per questo, Kirby Super Saiyan infuocato. Wow. È veramente, cioè, veramente wow. E puoi fare una meteora. Wow, una chiave. Le chiavi semplicemente vanno portate fino a una certa porta per poterla aprire. Occhio che quando si ha in mano un oggetto, non lo si può, cioè, non si può volare così. Non si può. Quindi la maggior parte delle morti avvengono per quello. In
questo gioco è veramente difficile morire. Veramente. Cioè, si può morire. Ci sono dei modi per morire, ma non è semplice. Devono esserci. Oh, non ho letto. Vabbè. Quello era un ingranaggio. Gli ingranaggi contano per il 100%. Ce ne sono. No, adesso in questo livello ce ne sono tre, ma non sono in tutti i livelli tre. Allora, qua ci introducono una nuova meccanica. Cioè, nuova. Ma un'altra meccanica del gioco, di tutti i giochi. Il tirarsi via l'abilità. Si può fare. No, la rivolevo. Vabbè, fa niente. Ok. Wow. Allora, questo Waddle Dee. Facciamo il mega risucchio. Si fa risucchiando e scuotendo. Oppure anche risucchiando e girando. Il D-pad. Te crepa. Oh. Scendiamo qua. Cosa c'è? Una moneta. Quei blocchi grigi si possono aspirare solo con il mega risucchio. Cioè, non potete aspirarli con lo risucchio standard. Wow, scale. Guardate quanto è veloce sulle scale. Sulle scale, Kirby. Adoro i giochi in cui le scale sono così veloci. Wow. Questa è una dinamica nuova introdotta in questo gioco. Questo. Adesso vediamo che cos'è. Mega spada. È un'abilità mega. Non vi dico quante sono e non vi dico quali sono, soprattutto. Abilità mega. È un'abilità. È un derivato di un'altra abilità di solito. Anzi, sempre deriva da un'altra abilità. E è più potente, più grossa. E ho preparato una scheda anche per queste abilità. Un po' diversa. Perché questa abilità. Allora, gli ho messo. Se non mi ricordo male. Portata che non è molto ampia come portata. Vedrete perché se adesso sembra estremamente ampia. Almeno a chi non ha mai giocato al gioco sembra estremamente ampia come portata, invece non lo è. Portata, poi distruzione estremamente distruttiva. Ma sono un po' tutte distruttive le abilità mega. E ogni volta che ci danno un'abilità mega si trova da qualche parte. Bisogna usare l'abilità per trovarlo. Wow. Si trova questo tunnel a spazio dimensionale a forma di stella. Che serve per il 100%. Bisogna entrarci in tutti. Vedrete poi perché alla fine. Wow. E c'è questo. Questo slime, non so che cosa sia. Questa sostanza, diciamo, che distrugge tutto il mondo e ci insegue. Adesso, vabbè, adesso sto perdendo tempo, ma non è così complicato andare avanti qua. Almeno questo non è ancora difficile. Cioè, questo è facilissimo rispetto ad altri che si troveranno più avanti. Sono tutti livelli così. E poi alla fine c'è qualcos'altro che vedrete. Wow, muori. Ok, entriamo nella porta. E ci danno la scelta tra due abilità. Fuoco, spada, fuoco, spada, fuoco, spada, fuoco, spada, fuoco. Ok. Prendiamo il fuoco e andiamo. Phoenix Spirix è un mini boss. Adesso, questa non è per niente difficile. Basta stare in un angolo. C'è un trucco. Basta stare in un angolo e fare questo con l'abilità fuoco. Dai. Dai, vieni di qua. Sì. Ok. Wow, guardate quanto gli ho tolto. Qua vogliamo. Ok. Dai, vieni di qua. Su. Beccati le mie fiammate. No? Non le vuoi beccare? Psst. L'ho ammazzato.
E vedete che ci dà due ingranaggi. No, si chiamano sfere di energia, non ingranaggi. Li chiamo ingranaggi perché alla fine sono sono delle sfere con dentro degli ingranaggi, quindi sono ingranaggi. Sono ingranaggi. Punto. E non dite di no, perché lo sono. Comunque, yes, abbiamo fatto il 100% di questo livello, ma non è l'unica cosa da fare al 100%. Wow. E le abilità mega sono sempre o nell'ultimo o nella penultima schermata. Comunque, le due sfere d'energia che ci dà la Phoenix Spirix sono sempre le ultime due. Wow, da sopra ho visto qualcosa. Wow. Le stelle sono tipo le astroschegge di Mario Galaxy, le i frutti Wumpa di Crash Bandicoot, non lo so, gli anelli di Sonic. No, gli anelli di Sonic. Sì, gli anelli di Sonic. Sì. Comunque, fine livello. Qua bisogna premere due al momento giusto, adesso ho fadeato. No? Wow. E più si arriva in alto, più il numerino è basso e più stelle ci danno. Più stelline ci danno. Boom, 30 stelline, wow. E ogni 100 ci danno una vita. Wow. Livello 2. Wow. Allora, siamo a 16 minuti, non faccio in tempo a farlo il livello 2. Non voglio fare interrompere a metà un livello. Cioè, voglio farne uno per parte. Uno, due, ma interi. Voglio fare livelli interi per ogni parte. Se per caso sforo di troppo, divido in due il video poi, perché... Cioè, se per caso ci metto troppo a fare il secondo livello di una parte, se ne ho fatti due, taglio il video a metà poi. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto, che la Let's Play vi piaccia, che il gioco vi piaccia. Il gioco vi deve piacere, perché piace a me, deve piacere a tutti. No, non è vero, sto scherzando, ovviamente. Comunque... Spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale, commentate e seguite la Let's Play di Kirby's Adventure Wii. Ciao!